Benvenuti a Victoria, la capitale della British Columbia. Considerata per molto tempo la città più britannica al di fuori della Gran Bretagna, Victoria oggi ha perso un po' questo titolo perché si è internazionalizzata di più. È considerata la città dei giardini. E allora che ne dite di andare a scoprire un po' di storie e notizie sulla città? Ci siamo? Andiamo! Gli europei arrivarono in questi territori nel XVIII secolo, territori già abitati da molto tempo dai nativi. I primi a sbarcare furono i russi, seguiti dagli spagnoli, e nel 1778 anche il capitano James Cook, che aprì la via agli inglesi. Nel 1820 la Hudson Bay insediò dei punti commerciali fortificati su tutto il territorio e poco dopo Vancouver Island divenne parte delle colonie britanniche. Nel 1841 James Douglas fu incaricato di costruire una stazione di posta nella punta meridionale della Vancouver Island. Inizialmente questo insediamento venne chiamato Fort Albert e poco dopo però ribattezzato Fort Victoria in onore della regina britannica. Grazie alla scoperta dell'oro nell'entroterra lungo il corso del fiume Fraser, questo divenne un importante porto e la città crebbe dai 300 abitanti iniziali fino ai 5.000 in brevissimo tempo. Quindi si guadagnò il titolo di capitale di questa colonia, titolo che mantenne anche quando Vancouver, dall'altra parte, crebbe in maniera esponenziale fino a diventare una grande metropoli. Ricordiamo che la British Columbia nacque dalla fusione della colonia di Vancouver Island più la restante parte sulla terraferma, chiamiamola, ed entrò a far parte del Canada nel 1891, in cambio della costruzione della ferrovia. In quanto capitale è il Parlamento, sede dell'Assemblea Legislativa della British Columbia. L'edificio fu progettato da un architetto appena 25enne, Francis Rattenbury, e completato nel 1897. Caratteristiche sono le numerose cupole in rame e al di sopra di quella più grande c'è la statua in oro dell'esploratore George Vancouver. L'architetto che progettò il Parlamento fu anche l'autore dell'Empress Hotel, completato nel 1908. Ed ecco che nuovamente ci troviamo di fronte a un lussuoso albergo della catena Fairmont, con le forme di uno chateau, di un castelletto, così come ne abbiamo incontrati tanti durante questo viaggio. Square include tra gli edifici più antichi della città, che furono alberghi ed uffici di lusso, costruiti durante il boom dell'Ottocento. Il restauro della piazza iniziò all'inizio degli anni 60, quando si scoprì che proprio qui sorgeva Fort Victoria, la stazione commerciale di pelli della Hudson Bay. Oggi i locali sono adibiti a ristoranti eclettici e negozietti turistici. Durante il periodo della febbre dell'oro, Victoria
storia visse dei momenti, dei periodi pericolosi, perché c'erano per la città più di 60 saloni in cui si ubriacavano i cercatori d'oro. Molti di questi saloni erano concentrati intorno a questa zona di Market Square in cui ci troviamo, che tra l'altro oggi è caratterizzata per la presenza di numerosi begli edifici costruiti tra il 1880 e il 1890. Molto caratteristiche queste facciate in stile vittoriano. Ed ora osserviamo qualche istante le due cattedrali della città. Partiamo da St. Andrew, cattedrale cattolica. Che, come molte chiese che abbiamo visto qui in Canada, ha un interno in legno che la contraddistingue. E poi Christ Church, cattedrale anglicana. Questa invece è in pietra, con una mole molto grande all'esterno, con delle bellissime vetrate, e all'interno questi grandi pilastroni ed archi. È conosciuta per i suoi giardini, abbiamo deciso di passeggiare per Beacon Hill Park. Fu progettato da un giardiniere scozzese, John Blair, nel 1888 su un terreno precedentemente utilizzato per i cavalli. Egli decise di progettare due laghi e cominciò a piantare tante piante, tanto che oggi sono presenti degli alberi secolari. Anche qui, sparsi per la città, ci sono dei totem. Ebbene, qui nel parco ve ne è uno che ha una caratteristica, ovvero quella di essere quello più alto del mondo. Effettivamente è altino. All'interno del parco, o meglio ai margini del parco, troviamo anche questa pietra miliare che segna l'inizio, infatti miglio zero, della highway numero 1 che parte da qui e va per tutta Vancouver Island. Abbiamo raggiunto The Fisherman's Wharf, questo molo di pescatori caratterizzato da queste piccole costruzioni tutte colorate in legno e galleggianti. Oggi sono di proprietà privata delle vere e proprie abitazioni, veramente caratteristico. Sì.
scende la sera su Victoria e scende anche il freschino. E quindi noi ci apprestiamo a concludere la vista di questa bellissima città. Eh sì, c'è da dirlo. Beh, ci sono tantissimi eventi qui d'estate la sera, sia in città che fuori, ad esempio nei giardini Butcher's Garden, che non abbiamo fatto in tempo a visitare, come altre cose, però è sempre pullula di vita. Ma il nostro episodio termina qui. Quindi noi vi invitiamo al prossimo, che sarà anche quello conclusivo, in cui saluteremo il Canada. E quindi state con noi, mi raccomando. Sì, continuate a seguirci nelle nostre avventure. Scriveteci se volete. Ciao, ciao. Ciao, ciao.